Il presidente del Consiglio Enrico Letta ha inaugurato la nuova sede dell'Unicredit a Milano. Due torri a Porta Garibaldi che hanno ridisegnato la skyline milanese, dove lavorano 4.000 dipendenti. All'inaugurazione hanno partecipato anche il sindaco di Milano Pisapia, il presidente della regione Lombardia Maroni e l'ex premier Prodi. Sentiamo l'amministratore delegato di Unicredit, Federico Ghizzoni. Eravamo la terza banca italiana per diventare oggi una delle prime 5 banche in Europa, con 9.400 agenzie, 150.000 dipendenti, quasi 35 milioni di clienti, di cui 3 milioni e mezzo di clienti imprese grandi e piccole. Anzi, direi che pochi lo sanno, ma siamo la prima banca in Europa come numero di clienti corporate e come totale di credito erogato in Europa. Il Premier Enrico Letta. Siamo per l'appunto in un palazzo che dimostra come l'Italia può essere luogo di modernità, di innovazione e di futuro. Questo è un palazzo che potrebbe essere benissimo a Dubai e a Milano, come è giusto che sia, perché noi siamo un paese che guarda con fiducia al futuro in termini di innovazione, in termini di modernità. Straordinariamente bello e moderno quanto avviene qui e credo che sia un esempio di modernità che io spero sia contagioso per l'intero paese.